Amén. A través de Jesucristo, el Filho divino. Aleluya. De Requetana. Aleluya, gloria al Señor. De Dios Chimanda. Aportar el Evangelio de Ubuntu, el Evangelio de la salvezza. Amén. El Evangelio de Cristo per la salvezza delle vostre. Aleluya. Popolo de termini, mireste, sí, Jesucristo toque, está por ritornare. Tocca delle anime. Que Jesucristo vuole salvare le vostre anime. Amén. State attenti al Vangelo de salvezza per la tua anima. Aleluya. Non ignorare questa parola. Que noi siamo qui per portarti il Vangelo di speranza, di salvezza. El único que puede pensar en tu cadena se llama Jesús. Amén. El único que te puede salvar de la condenación eterna se llama gloria. Jesús. Sí, sí. Estamos juntos. Aleluya. Un Cristo vivo. Gloria. Un Cristo que es vivo, no amén. Un Cristo muerto. Amén, amén. Un Cristo que resucitó de la muerte. El único que ha dejado la tumba vuota. Gloria. Se llama Jesucristo. Che è morto per tuoi peccati, anche per miei peccati, e è morto per darti la vita eterna. Non ignorare questa parola, accettalo, ricevelo nel tuo cuore, e vedrai come la tua vita cambierà, e vedrai come la tua vita sarà felice, e vedrai come la tua vita sarà cambiata per la potenza del Vangelo. Noi predichiamo il Vangelo, non ci vergogniamo del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio per salvezza di ogni anima su questo pianeta. Sì, terra. Signore, alleluia. Credete nel Vangelo di Cristo, voi che mi state ascoltando, popolo dei Merese, il tempo si sta chiudendo, i giorni sono corti, perché il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Gesù Cristo sta per ritornare. Avete fede in Gesù, credete nel Vangelo della speranza. Noi gridiamo a Cristo che è salvezza per la tua anima, è salvezza per chiunque crede in alleluia. Lui. Ricordatevi che Gesù Cristo è morto nella croce per i tuoi peccati, per amore, lo ha fatto per amore di ognuno di noi. Gloria e lui a Dio. Vuole che tu riceva quell'amore, non ignorare quell'amore, non indurire, non vivere nella falsità dicendo che io ho Cristo, ma lo ignori, non lo apprezzi. Non alleluia. Apprezzi quello che lui ha fatto nella croce, soltanto ce l'hai a Dio nella tua bocca, ma nel tuo cuore non ce l'ha, è lì dove Gesù Cristo vuole abitare. Amen. Nel tuo cuore, vuole regnare, vuole vivere nella tua vita, vuole regnare nella tua vita per trasformare il tuo cuore, perché quello è la opera meravigliosa di Cristo che trasforma il cuore, alleluia. Che restaura la vita, perché non sono i soldi, non sono le cose di questa vita che ti possono aiutare, non sono le cose di questa vita che è il denaro. Quando tu hai visto un funerale che porta tutti i soldi, quanta gente morta del coronavirus che hanno portato, non hanno portato niente di questa terra, perché il Signore l'ha detto nella sua parola, a che serve all'uomo guadagnare tutto il denaro, tutta la fama e le ricchezze di questa terra, e la sua anima se perde, non quello. Alleluia. Non serve a niente, l'unica cosa che serve è rendere la mia vita a Cristo, è dare il mio cuore a Cristo, perché Lui vuole trasformare la nostra vita. Amen. Vuole fare un cambio meraviglioso, ti vuole dare la vera pace che non ti dà lo psicologo, che non ti dà la religione, la vera pace. Gloria a Gesù, è solo Gesù la vera pace. Confidate. Confidate nel Re dei Re. È quello, confidate. È quella la vera salvezza in Gesù Cristo. Icaraba. Il Figlio di Dio. Gesù vi vuole proteggere Gesù dal male. Cristo vuole trasformare. Ma lascia le superstizioni, non servono le superstizioni. Dobbiamo avere fede in Gesù, nel Re dei Re, l'unica speranza. Perché quando siamo nel mondo, siamo nella vita, possiamo raggiungere delle tante cose, possiamo avere successo, possiamo avere dei soldi, possiamo avere delle cose, delle possessioni materiali di questa terra, ma quello non dà la soddisfazione e la felicità che dà Cristo. Amen, amen. Perché sempre nel nostro cuore c'è un fallimento, c'è un qualcosa che manca, e tutte le persone dicono, ma che cosa è? Ho tutto, ho soldi, ho fama, ho tutto, ho bellezza, ho tutto, ma c'è qualcosa che non mi riempi sul pieno. Io ti lo dico, perché? Perché ti manca nel tuo cuore Gesù. Alleluia. Ti manca nel tuo cuore Gesù. È amen. Quello che tu dici, però perché? Benedetto fortifica. Non sono saziato, perché alleluia. Non sono riempito fortifica. Nel mio cuore. Perché nello Spirito Padre.
benedici, fratello, di Spirito Santo. Ho una bella famiglia, ho tutto nella mia vita, sì. Ma c'è qualcosa che dice non è completo nel mio cuore, lo sai perché? Manca Gesù Cristo che vive, che Lui vuole dimorare nel tuo cuore, vuole dimorare nella tua vita per trasformare la tua famiglia, per trasformare il tuo matrimonio, per cambiare la tua vita, per darti la vera soddisfazione e la vera felicità che soltanto la può dare Gesù Cristo. Non i soldi, non la bellezza, non la fama, niente di queste cose ti possono riempire, ti possono regalare il vero amore che soltanto Gesù. Per quello noi siamo qui a presentarti a Gesù Cristo, è l'unico che ti può dare il vero amore, la vera pace, la vera felicità nella tua vita, la vera gioia che non può dare il dinero, che non può dare il sesso, che non può dare le possessioni materiali, che non ti può dare niente, la fama, le ricchezze di alleluia, Gesù. Sino è soltanto Gesù Cristo. Amen. E noi alziamo questo pendone per dare la gloria a Cristo e per annunciare a Gesù Cristo, Figlio di Dio, potenza di Dio. Alleluia. E Gesù Cristo, il Figlio di Dio, popolo dei peresi, credete nel Vangelo della speranza, credete nel Vangelo di Cristo, che è l'unica speranza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al cielo se non è attraverso di Gesù Cristo. Lui è l'unica strada. E nel mondo ci sono tante cosiddette strade, tante cosiddette religioni, ma nessuna ti può portare alla vera realtà, alla vera vita. Si chiama Amen. Gesù Cristo. Lui lo ha detto: se il Figlio di Dio os libertare, Amen. Sarete veramente liberi. Oh, e per quello, per essere libero, io ho bisogno di Gesù. Alleluia. Ho bisogno di Lui. Ho bisogno di quella trasformazione che soltanto la fa l'amore di Gesù. Amen. Solo quel cambiamento lo fa l'amore di Cristo nella tua vita. È l'unico che può trasformare il tuo matrimonio, i tuoi figli e la tua casa. Si chiama Gesù Cristo, in Gesù. Il Figlio di Dio. È l'unico che ti può, è l'unico che ti può guarire dalla malattia. Si chiama Gesù Cristo. È l'unico che può guarirti dalla depressione, dalla solitudine, però soprattutto è l'unico che può guarire il tuo cuore malato dal peccato. Si chiama Gesù Cristo. Accettalo e vedrai come la tua vita cambia. Amen. Amen. Alleluia.